Cominciamo subito con il dirvi che io personalmente non so niente di arte. Sono andato al liceo, ho studiato arte, ma avevo una media, diciamo, abbastanza bassa. Inoltre non riuscirei a creare nessun tipo di arte, non so disegnare, non so pitturare, faccio schifo. Ma nonostante questo ho deciso di avventurarmi nel mondo dell'arte e fare qualche ricerca. Ci sono questi quadri che tu guardi, però non capisci perché si dovrebbero trovare ad una mostra d'arte, cioè sei convinto che anche tu potresti fare una cosa del genere. E mi sono chiesto, ma a quanto vendono questi quadri? Ed ecco, dopo questa ricerca ho deciso di portarvi questo video, ovvero 5 quadri brutti venduti a prezzi assurdi. Al quinto posto abbiamo il numero 1. No, nel senso che il nome del quadro è numero 1 ed è stato fatto da Mart Rothko nel 1964. Ora, io non voglio dire che sarei in grado di fare questo quadro, ma sarei decisamente in grado di fare questo quadro, nel senso, guardatelo, sono letteralmente 3 colori su una tela, ma a quanto pare non è così, infatti c'è una bellezza nascosta dietro che noi comuni mortali non siamo in grado di percepire. Infatti per questo motivo nel 2012 è stato venduto a 75 milioni di dollari. 75 milioni e 100.000 per l'esattezza, ormai 100.000 sono spiccioli. Al quarto posto abbiamo False Start di Jasper John. Come potete vedere qua il livello d'arte aumenta incredibilmente, infatti sono presenti un sacco di scritte e infatti a causa di queste scritte il quadro è stato venduto a 80 milioni di dollari nel 2006, il che al tempo lo ha reso il quadro più costoso mai venduto da un artista ancora vivo. E al terzo posto abbiamo... Che schifo! Scusate, mi ricompongo, ma veramente questa cosa mi ha fatto prendere paura. Allora, ripeto, al terzo posto abbiamo Woman 3, o Woman 3, oh mio Dio che inglese, fatto da Willem de Koning, non lo so, insomma, lui. Fino ad ora potevo capire gli altri quadri, erano almeno un pochino colorati, ma questo qui è proprio brutto, cioè a guardarlo mi viene la depressione. Ma visto che le persone adorano essere depresse, a quanto pare è stato venduto a 137 milioni e mezzo. Il compratore è David Jeffen, che ha ben 6,5 miliardi di dollari in banca. E quindi nessuno può andare a dirgli come spendere i propri soldi. Però, per favore, perché? Al secondo posto abbiamo numero 5 di Jackson Pollock. Questo quadro molto incasinato è stato venduto all'inizio per 1500 dollari, ma poi a causa dei danni subiti durante il trasporto, Pollock è stato costretto a ricrearne un altro. Questo diede al pittore l'incredibile scusa per trovare un significato nascosto dietro a questo quadro, che è rafforzare il concetto metafisico della pittura che si vede attraverso la ricostruzione. Non ho capito niente di tutto questo, ma a quanto pare chi l'ha comprato l'ha capito molto bene, perché nel 2005 è stato venduto a 140 milioni di dollari. E al primo posto abbiamo Interchanged, sempre di Willem de Koning. Ascolta, è sempre lui, fa i soldoni. Potrei stare qui a commentarvi quanto sia incredibilmente senza senso questo quadro e quanto non mi piaccia, ma sarebbe inutile perché ormai lo sapete. Quello che non sapete però è che è stato venduto per molto di più rispetto a quelli detti in precedenza. Infatti nel 2015 è stato venduto a 300 milioni di dollari. Cioè, per farvi capire quanti soldi sono, la casa più costosa di tutta l'America, questa qui, costa 200 milioni di dollari. Cioè questo costa di più di questo. Quindi tu fai conto, hai 300 milioni di dollari, cosa fai? Sì, direi che compro questo! E questi erano 5 quadri brutti venduti a prezzi assurdi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e se avete ancora tempo passate a vedere un altro nostro video.